Benvenuti alla rassegna stampa del TG4. Gli italiani si mettono in viaggio per andare in vacanza, la politica ancora non è in vacanza e c'è un clima caldo all'interno della maggioranza di sinistra che sostiene il governo D'Alema. Vediamo qualche titolo dai quotidiani nazionali. Titolo principale del Messaggero: mezza Italia in viaggio, la stradale non perdona. Il riferimento è al fatto che sono inaspriti i controlli per cercare di avere più sicurezza sulle nostre strade. Titolo principale della Stampa: affitti, arriva lo sconto fiscale, 320.000 lire l'anno di sconto per i redditi più bassi. E su questo fa il suo titolo principale anche il quotidiano Il Giornale: affitti, sconto di 13.000 lire al mese. 320.000 lire l'anno diventano 13.000 lire al mese. Palazzo Chigi, scrive Il Giornale, costretto a raddoppiare gli sgravi dopo le critiche del sindacato, uno sconto fiscale che interessa la prima casa, la casa d'abitazione di chi ha un reddito molto basso. Poi vedremo anche su altri giornali altri titoli su questo argomento. Qui abbiamo a centro pagina, ecco, per quanto riguarda la politica, un titolo che dice: il governo si spacca sulle biotecnologie, il ministro Ronchi non firma il disegno di legge e i Verdi minacciano di uscire dall'esecutivo. È un disegno di legge che riguarda le biotecnologie e i brevetti per le biotecnologie. Non è l'unico motivo di contrasto all'interno della maggioranza, vedremo anche su altri giornali titoli e con i nostri servizi. Il quotidiano Il Mattino, vediamo anche la prima pagina del Mattino, titolo principale: prima casa, sconto IRPEF agli inquilini. E qui a centro pagina: maxi esodo, tolleranza zero per i furbi, 9 milioni di italiani lasciano le città, automobilisti attenti, i controlli saranno rigorosi. Giro di vite anche, scrive Il Mattino, sul contrabbando: una sigaretta, 1 milione di multa, una sola sigaretta di contrabbando, 1 milione di multa. Dunque, il maxi esodo, questi 9 milioni di italiani in viaggio sulle strade in questo weekend di luglio e le norme più severe, i controlli più attenti da parte delle forze dell'ordine. Vediamo su questo un servizio dal TG2. Via dalle città, dal caldo soffocante delle metropoli, via diretti a sud, verso il mare. Sono 9 milioni gli italiani in macchina in queste ore. Una giornata calda per il traffico, ma non caldissima. Come si dice in linguaggio tecnico, traffico sostenuto con qualche rallentamento. Situazione, tutto sommato, normale. Normale ovviamente per giornate con milioni di veicoli fra automobili e mezzi pesanti in giro per le strade e le autostrade italiane. Come si prevedeva, i maggiori punti critici sono stati registrati in uscita da Milano e da Roma, in entrata a Genova e intorno a Bologna, nodo cruciale della circolazione autostradale italiana. Traffico intenso anche sull'autostrada Adriatica e sull'autostrada del Brennero, in entrata in Italia. In queste ore le forze dell'ordine fanno gli straordinari per tenere sotto controllo gli indisciplinati e per prevenire blocchi del traffico, controllando la situazione da terra e dall'alto. Attenzione, sulle cinture di sicurezza e sui seggiolini posteriori per i bambini saranno severissimi. Come per la velocità, funzionano a pieno ritmo centinaia di autovelox. Purtroppo il tempo non sarà granché nei prossimi giorni. In diverse regioni il sole verrà disturbato parecchio dalle nuvole e anche dai temporali tipici della stagione. Insomma, i 6 milioni di italiani che ritorneranno a casa domenica sera o lunedì mattina siano pronti a vivere un weekend, dal punto di vista meteorologico, così così. Il quotidiano Liberazione, giornale comunista, mette insieme tre temi relativi all'esodo, all'estate, ai problemi estivi, il trasporto pubblico, sotto il titolo «Allacciate le cinture». Ferrovie sotto tiro, il riferimento è alla riorganizzazione delle ferrovie che dovrà consentire il risparmio di 2.400 miliardi sul costo del personale, autostrade intasate e il problema degli incidenti che sono in numero più elevato mediamente in Italia rispetto al resto d'Europa, poi cieli affollati, la congestione del traffico aereo, non soltanto per gli scioperi ma anche perché ci sono molti voli. Il Mattino di Padova, per esempio, titola, vedete, il caos nei cieli del Veneto. C'è una situazione molto pesante per quanto riguarda gli aeroporti del Veneto, però segnala Il Mattino che all'aeroporto Tessera di Venezia i ritardi si sono dimezzati dopo l'inchiesta ordinata dal ministro dei trasporti Treu. La Padania, che è giornale della Lega Nord, per quanto riguarda la sicurezza stradale e le multe che saranno fatte agli automobilisti, fa questa lettura: tassa sull'esodo per limitare gli incidenti, non sanno far altro che far felice il fisco.
Veniamo alla politica. Questa è la prima pagina del quotidiano L'Unità, vicino ai democratici di sinistra. Centro-sinistra, patto per la legislatura, il titolo. Appello di 40 senatori della maggioranza a D'Alema. Il premier, cioè D'Alema, dice la sfida la vinciamo insieme. Ci sono problemi all'interno della maggioranza di sinistra, il presidente del Consiglio media e tenta di ricucire, restano insoddisfatti i Verdi e anche il CDU di Buttiglione. Il Piccolo di Trieste titola così: D'Alema è una sfida che dobbiamo vincere, la sfida è la coesione della maggioranza. Poi sul Piccolo, vabbè, vedete qui sulla destra un titolo, naturalmente tutti i giornali l'hanno, sulle ferie, strade intasate tra severissimi controlli, intanto molti vanno all'estero, partono per andare all'estero. Titolo del quotidiano L'Opinione: la mina Buttiglione sotto al governo D'Alema. Il CDU di Rocco Buttiglione è insoddisfatto e minaccia di ritirare l'appoggio al governo D'Alema se non saranno accolte le proposte del CDU e soprattutto quelle che riguardano la parità scolastica. Intervista a Buttiglione della redazione romana del TG4, vediamo. È appena finita la riunione dei dirigenti del CDU convocati improvvisamente da Rocco Buttiglione, il segretario è qui. Segretario, buongiorno. Per il TG4, che cosa sta succedendo? C'è un ulteriore problema nella maggioranza sulla parità scolastica? C'è parità scolastica se i genitori che pagano le rette si vedono restituire dallo Stato una parte significativa dei denari che spendono per l'educazione dei loro figli. Se no, la parità non c'è. In questo provvedimento la parità non c'è. Questo cosa vuol dire per il CDU, che aveva detto se non c'è la parità scolastica questa maggioranza non ha più una ragion d'essere per il CDU? Vuol dire che c'è una ferita grave alle ragioni di questa maggioranza. Quanto grave lo deciderà il nostro Consiglio nazionale che ho convocato per il 24. Non possiamo ancora dire il CDU esce dalla maggioranza però. Non possiamo dire il CDU esce dalla maggioranza, possiamo dire il CDU è profondamente irritato e ferito da questa vicenda e nel Consiglio nazionale deciderà cosa fare. Non è escluso, forse perfino probabile, che la risposta sia l'uscita dalla maggioranza. Andiamo avanti con i titoli. Questa è la prima pagina del Secolo d'Italia, quotidiano di Alleanza Nazionale. Il titolo principale è Governo a rischio, il segretario del CDU, lo abbiamo appena visto, parità scolastica o addio maggioranza, scrive ancora il Secolo d'Italia, inutili tentativi del centro-sinistra per il progetto unitario dell'Ulivo 2, possibili negozi tra virgolette con Buttiglione per evitare la crisi. C'è una vignetta simpatica, la vedete, è una questa è un'immagine di una caricatura di Massimo D'Alema, presidente del Consiglio, dietro all'ombra di un grande buttiglione, il titolo è Ombre sul governo. Qui sotto sul Secolo d'Italia c'è un titolo invece su un altro argomento del quale si discute in questi giorni, infortuni sul lavoro, una tragedia italiana, impressionante il quadro fornito dall'INAIL, 1400 vittime ogni anno. Ecco nel titolo principale del Gazzettino di Venezia il dato relativo all'insoddisfazione o a uno degli elementi di insoddisfazione per quanto riguarda i Verdi all'interno della maggioranza. Rischio Frankenstein, scrive il Gazzettino, Verdi furiosi. Il Consiglio dei Ministri vara numerosi provvedimenti, ma Ronchi, che è ministro dei Verdi, si dissocia dal decreto sulle biotecnologie. Il titolo del Popolo, il giornale del Partito Popolare Italiano, è tra PPI, Partito Popolare Italiano, e Democratici, che sono quelli di Prodi, un dialogo positivo. Andiamo avanti, titolo del Messaggero Veneto, ecco una delle decisioni del Consiglio dei Ministri, lo sconto per gli affitti, via libera agli sgravi IRPEF per gli inquilini a basso reddito, l'abbiamo visto prima. Si tratta di uno sgravio corrisponde poi a qualche migliaia di lire al mese. Titolo del giornale Sicilia, sgravi per gli inquilini, il governo dà via libera. E ancora titolo dell'Ecor di Bergamo, affitti, arrivano gli sconti. Qui sulla destra ancora un titolo per quanto riguarda l'esodo
dei vacanzieri, un titolo con una raccomandazione, 9 milioni in vacanza con le cinture allacciate. Si spera che le cinture siano allacciate sulle auto in viaggio, sulle nostre strade e autostrade. Il Secolo XIX di Genova titola affitti, sgravi fiscali fino a 320.000 lire l'anno per le famiglie a basso reddito e per la prima casa soltanto. Gazzetta di Parma, inquilini, IRPEF più leggera. La Gazzetta di Parma ha a centropagina un titolo che riguarda uno dei problemi legati alla sanità, dei quali si è parlato molto in questi giorni. Legionella, assolti gli ospedali. In Lombardia il 90% dei casi nasce altrove, sono dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Legionella o morbo del legionario è un batterio che può causare polmonite, si era detto. E ci sono delle inchieste aperte per quanto riguarda gli ospedali, ma soprattutto questo problema è negli impianti di condizionamento degli alberghi, dice l'Istituto Superiore di Sanità, che ridimensiona un po' l'allarme, anche se l'attenzione è alta. Titolo principale del quotidiano Il Tempo, complotto contro i pensionati, tante bugie sulla previdenza, si vuole cercare una frattura tra le generazioni, scrive il quotidiano Il Tempo. Il Manifesto, giornale vicino a Rifondazione Comunista, anche il Manifesto fa la sua prima pagina sulla grave situazione degli infortuni sul lavoro in Italia, che sono in crescita e sono in numero elevato rispetto al resto dell'Europa. Il Manifesto ci fa tornare in mente Rifondazione Comunista. Bertinotti, leader di Rifondazione Comunista, si esprime sul governo e sulle difficoltà interne alla sinistra e lo fa in una intervista che ha rilasciato ad Emilio Fede nel corso del TG4 delle 19. Sentiamo un passaggio di quella intervista. Questo governo di un centro-sinistra che assomiglia sempre di più al centro-destra, e questo, e questo è il problema. Il problema è proprio questo, il problema è che noi siamo di fronte a un governo che logora la sinistra, e per questo io penso che nell'autunno il problema di fare maturare una vera e propria crisi di questo governo per andare in un'altra direzione, secondo me, si porrà. Cioè, lei vuol dire che lei, come esponente di un partito che ha un suo ruolo preciso nella sinistra, un ruolo di prestigio, naturalmente chiederà che questo governo vada a casa. Guardi, se io penso che se la finanziaria si muove su questa linea continuista e per di più minacciosa nei confronti di tanta parte del mondo del lavoro, io penso che sì, bisognerà porre un problema il problema del superamento di questa esperienza che diventa un impedimento a che si batta una strada anche di nuovo dialogo a sinistra, di confronto, di crescita, di richieste, domande, programmi un po' diversi da quelli che davvero diventano indistinguibili da quelle delle forze di centro. Io non capisco più dove sta la differenza. Diamo il titolo principale del quotidiano Il Tirreno, che dà notizia, che c'è su tutte le prime pagine, di una delle decisioni prese dal Consiglio dei Ministri. Concorsi pubblici si cambia, scompaiono i limiti legati a età, altezza e residenza, limiti e indicazioni che sino ad oggi dovevano essere rispettate. Ora, dice Il Tirreno, questo disegno di legge, quindi, che deve ancora essere ratificato dal Parlamento, renderà possibile a tutti la partecipazione ai concorsi pubblici. Una notizia di cronaca la prendiamo dal Resto del Carlino, lo vedete qui in alto. Castagna cita per danni il chirurgo del cuore, il conduttore televisivo lancia accuse gravissime al primario dell'ospedale di Pavia che lo aveva sottoposto alla prima operazione al cuore, parla di negligenza e imprudenza, il medico replica, cado dalle nuvole, l'operazione era perfetta. Vedremo come andrà avanti questa vicenda, che ora diventa una vicenda di accertamento giudiziario. Prendiamo dalla prima pagina del Popolo il titolo che c'è qui in basso sulla destra, e veniamo agli argomenti che vengono dall'estero. Scade oggi l'ultimatum degli studenti iraniani, la situazione pesante a Teheran. Il leader del movimento universitario hanno già annunciato che la protesta riprenderà se il regime non accoglierà le loro richieste, che sono richieste di maggiore libertà. Su questo c'è anche il titolo principale del quotidiano La Repubblica, vediamolo insieme. L'ordine regna a Teheran, vietati i cortei, la situazione
in Iran è ancora molto calda, anzi incandescente. Ricordiamo che alcuni degli studenti che avevano organizzato le proteste dei giorni scorsi dovranno essere processati e rischiano la condanna a morte. Questa è la prima pagina del Foglio, il quotidiano diretto da Giuliano Ferrara. C'è qui un riferimento alla politica, Ulivo 2, disgelo tra Partito Popolare e Democratici. Il titolo invece qui sulla sinistra è dedicato alla situazione nell'area balcanica, l'ora del Montenegro, il divorzio da Milosevic è a portata di mano, con le buone o con le armi, trattative in corso sull'autonomia da Belgrado, trattative da parte del Montenegro, ma Podgorica, che è la capitale del Montenegro, ha già pronti esercito, diplomazia e finanziamenti, si vuole sganciare dalla Serbia. C'è un'altra notizia che viene dall'estero, la troviamo, la prendiamo qui al centro pagina sul Piccolo, alta tensione tra Cina e Taiwan, torna alta la tensione tra Cina e Taiwan, voci di una possibile invasione, voci che sono circolate da Taiwan, dove c'è stata una smentita da parte del governo, ma intanto la borsa, quella di Taiwan, ha registrato un tracollo. Abbiamo parlato all'inizio di vacanze, dell'esodo e delle nostre vacanze. Erano evidentemente diverse le vacanze di 80 anni fa e il TG4 sta chiedendo in queste giornate alcuni personaggi illustri di raccontare le loro vacanze. Questa volta protagonista è Carlo Bo, scrittore, storico, autorevole, che ha accettato di raccontare alla nostra collega Didi Gnocchi com'era l'estate quando andava in vacanza con la sua famiglia 80 anni fa. Vediamo il servizio. Che resta-t-il de nos amours? Che resta-t-il de ces beaux jours? Sì, ci vengo ancora adesso. È un ritorno molto triste perché di quel mondo non c'è quasi più niente, molte persone sono scomparse, rimangono questi spezzoni, questi pezzi di ricordi, di memoria. Mia madre ci raccomandava sempre di tenere presente questo fatto, cioè dice non siete come quelli che vengono da Milano, da Torino, che stanno qui un periodo, se ne vanno, voi invece siete qui dai primi di giugno fino a ottobre, perché allora le scuole poi cominciavano in novembre. E poi c'è stata l'interruzione della guerra, quando sono dovuto scappare da Sesto e sono andato a Milano. E dopo la guerra questa abitudine delle vacanze lunghe e continue non l'ho più avuta. Il nuoto era l'attività principale. Quando ero giovane con mia sorella ci tuffavamo nel mare di Levante e facevamo il giro dell'isola, che poi c'erano le prime serate da ballo, i primi amori, le prime conoscenze. Ero molto timido, quindi no. Poi non ero un ballerino, magari soffrivo ma stavo a guardare. Mio padre ha smesso di fare i bagni a 50 anni, cosa che io ho imitato. E venivano alla spiaggia, soprattutto alla sera, c'erano dei piccoli gruppi, facevano conversazione, eccetera. C'era una separazione netta fra persone di una certa età e i giovani come eravamo noi. Che eravamo un clan perché eravamo tanti cugini, quindi. A proposito di tanto tempo fa, il quotidiano Il Tempo dà notizia in prima pagina che Bartali compie gli anni. Caro Bartali, buon compleanno, il campione di ciclismo festeggia oggi a Firenze gli 85 anni. E prima di concludere, la copertina del settimanale Il Mondo, in edicola insieme al Corriere della Sera, copertina dedicata a questo, 64 giovani manager che fanno ricchi azionisti e aziende, i nuovi numeri uno delle aziende da tenere d'occhio. All'interno anche un servizio per esempio su Versace, la situazione economica del gruppo di Santa e Donatella Versace, i fondi di investimento, chi renderà di più nei prossimi mesi.
Abbiamo concluso, grazie, il prossimo appuntamento col TG4 come di consueto alle 11.30, buon weekend. Incredibile! Incredibile! In tutti i negozi c'è DJ Parade Estate 99, la doppia compilation a prezzo speciale.